Buongiorno a tutti cari amici lontani e vicini e benvenuti in un nuovo episodio della serie targata Notiziario delle Isole Eolie Online e Eolie le usanze. Oggi intervisterò Andrea Licciardo, artista musicale e cantante. Ci colleghiamo subito con Andrea. Buongiorno, mi senti? Ciao, ciao a tutti, sì, vi sento, ciao Fede. Ciao, allora, prima di iniziare con le domande, vorrei farti vedere questo video che abbiamo preparato per te, che riassume, diciamo, tutta la tua carriera. Prego. Lui è Andrea Licciardo, è nato a Lipari il 31 gennaio 1991. Alcune delle sue più famose canzoni sono Gli insegnamenti della tua assenza, uscita il 22 novembre 2018, che ha totalizzato oltre 45.000 visualizzazioni su YouTube. Un fiore dipinto di rosa, uscito l'8 agosto, che ha totalizzato oltre 70.000 visualizzazioni. Ma il grande successo arriva quest'estate con la sua nuova canzone Lipari, uscita l'11 luglio, ha totalizzato oltre 130.000 visualizzazioni su YouTube e tante altre anche su Spotify. Inoltre Google quest'anno ha messo in evidenza il suo nome, i suoi brani, in uno spazio dedicato interamente a lui. Per concludere, in queste ultime settimane è arrivato a 10.000 follower su Instagram. Dopo questo breve video introduttivo, partiamo subito con la prima domanda. Quando ti è nata la passione per la musica? Guarda, intanto ti ringrazio perché il video è veramente molto molto bello, mi sono quasi pure emozionato a vederlo perché dopo, cioè, comunque c'è dietro tanto sacrificio, quindi complimenti, avete fatto veramente un bel lavoro, quindi grazie. E rispondo subito alla tua domanda, che la passione per la musica è nata sin da piccolo, nel senso che comunque io appartengo un po' a una famiglia di artisti. Mio padre era uno speaker radiofonico, lavorava per le radio di Lipari, ma anche un po' in famiglia tra cantanti e ballerini, quindi credo che sia una passione nata sin da piccolo. Mi ricordo ancora che ero un grandissimo appassionato di Sanremo e compravo tantissimo il TV Sorrisi e Canzoni, leggendo i testi delle canzoni, e poi mi rinchiudevo nella mia stanza con il pomello della tenda che utilizzavo come microfono e cantavo, diciamo, facendo una specie di Sanremo all'interno della mia stanzetta. Quindi fondamentalmente sin da piccolo la passione è nata. Poi piano piano nel tempo questa passione diventava sempre più grande, fino a quando ho iniziato a studiare, e così è andata avanti. Ti saresti mai immaginato comunque un giorno di avere questo successo, questo grande successo? No, nel senso che credo molto in quello che faccio, sicuramente, anche perché altrimenti, se non sono io a crederci, è inutile farlo, io devo essere la prima persona che ci crede in quello che fa. Quindi sicuramente non mi sarei immaginato mai di arrivare a così tanto successo, soprattutto nell'ultima canzone che, come hai detto tu nel tuo video, ho raggiunto veramente dei risultati per me pazzeschi, che ancora tuttora faccio fatica a crederci, ma sono contento. Io tutti i giorni ringrazio le persone che mi seguono, perché se non avessi avuto loro non sarei arrivato a questo. Quindi sicuramente, a prescindere dal lavoro che c'è dietro la canzone, anche merito loro se sono arrivato fino a qui. Io infatti continuo sempre a ringraziarli, a tutti quanti, perché è grazie a loro e grazie anche alle persone che lavorano dietro a me, quindi a partire dai miei autori, dalla mia sala stampa, da chi mi produce brani, tutti, veramente un grandissimo staff. Sembra, tante volte uno non immagina neanche il lavoro che c'è dietro una canzone, dietro un progetto musicale, che è veramente qualcosa che va al di fuori, diciamo, da quello che sembra. Sì, vabbè, fai una canzone, dici e basta, ma in realtà non è così, perché veramente dietro tantissimissimo lavoro, soprattutto se vuoi che la canzone vada appunto lanciata per bene, un po' come è stato Lipari.
le differenze che ci può essere tra anche di visualizzazioni tra gli insegnamenti e Lipari. È stata fatta una campagna pubblicitaria anche completamente differente, diciamo. Poi comunque sono anche passati gli anni, quindi magari sono anche un attimino un po' più conosciuto, dovuto anche magari ai diversi concorsi che ho fatto e ai diversi giornali che ne hanno parlato. Quindi diciamo che la differenza c'è e non me lo sarei aspettato, ma sono veramente tanto tanto contento. Complimenti, dato che comunque Lipari è stata la canzone che ha avuto più successo, ascoltiamo un breve pezzo di questa canzone. Vuoi passare la notte con me? Siamo fuori dai soliti trend. Ci teniamo per mano da oggi fino al weekend. Benissimo, quindi Lipari è l'isola del cuore a quanto ho capito. Quanto è importante per te, dato che hai dedicato questa canzone? Guarda, allora diciamo che ti dico subito che questa canzone fa parte del mio primo progetto discografico che si chiama Musica Empatia. Il mio obiettivo, diciamo, in questo progetto è quello di far rientrare un po' i giovani all'interno di questa musica. Un po' il mio genere musicale spesso è molto lontano, diciamo, da quello che va ora. Ma a me va bene così perché a me mi piace essere contraddistinto, quindi va benissimo così. Il mio obiettivo è tramite la mia musica, rapportarmi con i giovani, rapportarmi con chi ha una debolezza, con chi ha dei problemi e dire che il messaggio che voglio lanciare è quello di non abbattersi e soprattutto di comunicare sotto qualsiasi forma, che sia lo scrivere, che sia il cantare, che sia il ballare, che sia il recitare, ma comunicare il nostro stato d'animo, il nostro capire appunto come stiamo. Questa è la cosa, diciamo, il messaggio che io voglio lanciare. Lipari fa parte, diciamo, dell'ultima canzone di questo mio progetto, che l'ho immaginato un po' come se fosse una donna da corteggiare, una donna da amare. Per me Lipari, dopo il fatto che io comunque sono andato via, sono stato via fuori da Lipari per ben 5 anni, sono ritornato e ti dirò di averla vista con occhi diversi. Perché sai, prima abitiamo in quest'isola magari da piccoli e pensiamo, mamma mia, quando me ne vado, non vedo l'ora e finisco la scuola, almeno questo era il mio pensiero. E non vedevo l'ora di andarmene perché immaginavo le grandi città, come appunto Milano, dove sono stato io, come che c'era tutto da fare, cioè, nel senso non mancava nulla. E poi in realtà ti rendi conto che sono proprio le piccole cose che ti mancano a partire dalla bellezza, diciamo, che la nostra isola ci offre, proprio il mare, la tranquillità, lo stare bene. Io un po' l'ho raffigurata come una donna che mi chiamasse e io avevo il bisogno, diciamo, di ritornare nuovamente da lei. Ecco perché è nato questo brano. Complimenti, anche perché anche io la penso così. Io, una volta finiti gli studi qua a Lipari, vorrei comunque partire e andare a Bologna, non a Milano, però comunque sempre al nord. Quindi il pensiero è quello, anche il mio, non, e credo anche di tutti gli altri giovani. Perché? Perché comunque qua a Lipari non riesci a vedere un futuro solo per questo. Poi io comunque gli studi li dovrò fare per forza a Bologna, perché per quello che poi voglio fare, l'università è lì. Comunque, c'è qualcuno a cui ti ispiri? Se sì, chi è? Allora, c'è sì, una persona che mi ispiro, c'è, è un grandissimo interprete, anche cantautore, che si chiama Michele Bravi. È uno dei miei cantanti sicuramente preferiti, lo vedo molto molto simile a me, o meglio, cioè che lui, io assomiglio a lui, non lui a me, perché anche lui nelle sue canzoni, tramite le parole, non tanto tramite la musica, lancia sempre un messaggio, cioè ogni parola che dice è una punta di ghiaccio che ti arriva nel cuore. E quindi mi ispiro, mi piace molto sentirmi lui, ascoltare lui, leggere i suoi testi, perché lo trovo veramente una persona completa, un artista completo sotto tutti i punti di vista. E quindi diciamo che la persona a cui mi ispiro di più è proprio lui, Michele Bravi.
È molto bravo anche lui, come te, a cantare. Tra l'altro lo conosco ovviamente perché ha fatto anche lui tanti talent e anche molti spettacoli come a te. Noi sappiamo appunto che hai partecipato a tanti talent e hai preso parte a molti spettacoli. Qual è l'emozione più grande che hai vissuto sul palco? Guarda, l'emozione più grande che ho vissuto sul palco, tra i tanti concorsi fatti, diciamo che sono stati in due momenti diversi. Uno è stato a Sanremo, perché comunque era il mio primo brano, che appunto, come ho fatto vedere prima nel video, era Gli insegnamenti della tua assenza, quindi iniziare ed arrivare a esibirti sul palco dell'Ariston, anche se poi dico non sono andato avanti a livello televisivo, ma sicuramente è stata un'emozione, anche senza pubblico, anche senza che tu dici, cioè non sendo, alla fine non ti hanno preso, però iniziare da una semifinale regionale regionale ad arrivare ad essere un semifinalista e poi finalista nazionale, sicuramente è stato un grandissimo successo per me, una grandissima emozione. Quindi diciamo che la gioia di un po' rivivere quando eri piccolo, di vedere quel palco in televisione e salirci tu, ti posso assicurare che anche se non c'era nessuno a livello di pubblico, anche se non c'era un'orchestra, ma solamente mettere i piedi su quel palco è un'emozione indescrivibile, assolutamente. E l'altro, visto un po' in maniera diversa, ma sempre bello, è stata la finale del Primo Mia Martini. Il Primo Mia Martini mi ha dato veramente tanto, oltre a prescindere dalle conoscenze, che tu conosci comunque tantissime artisti, tantissime persone, e hai modo di confrontarti un po', perché ringraziando Dio non facciamo tutti lo stesso genere, non scriviamo tutti le stesse cose, quindi diciamo che già l'opportunità che ti danno di fare questi concorsi, di metterti a confronto con altre persone, che secondo me è qualcosa di meraviglioso, perché comunque conosci sempre le altre persone, conosci il mondo, diciamo, di queste persone, quindi è davvero bello. E l'emozione di salire su quel palco è stato perché, come ben sai, l'anno scorso c'è stato il Radio Voto, quindi tantissima gente di Lipari, che dove io praticamente gli ho stonato la testa nel votarmi, io sono arrivato lì grazie alle persone di Lipari che sono state per 4 settimane a votarmi, a spendere soldi, quindi per me non potevo dare soddisfazione più grande di essere salito su quel palco ed aver portato con me le persone di Lipari, quindi diciamo che quella è stata un'altra bellissima esperienza. Oltre tutto quello che hai fatto e continuerai a fare, hai un altro sogno nel cassetto? Sì, il sogno mio nel cassetto è sicuramente palese, quello di arrivare a fare un grandissimo concerto, di arrivare a fare anche più di uno dischi, e di riuscire a entrare in questo mondo che è veramente tanto 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 difficile, perché comunque ci sono tantissime persone bravissime, è un mondo veramente di lupi, però io, una cosa che mi ha sempre contraddistinto sin da che sono una persona abbastanza testarda, nel senso che se ho un obiettivo da raggiungere, in un modo o nell'altro ci devo arrivare, quindi io sono convinto che in un modo o nell'altro ci arriverò col tempo. Io non voglio niente e nulla subito, anche perché come in tutte le cose, quando vuoi realizzare una cosa devi lottare, e io è quello che sto facendo e spero appunto un giorno di riuscire ad arrivare a quel punto in alto. Beh, se fai un concerto io sono il primo, quindi mi metto già in prima fila, me lo fai sapere che io arrivo subito, basta che fai un concerto. Bene, io ovviamente ti ringrazio oggi di essere qui a fare questa intervista e ovviamente sono un tuo grande fan. Quindi ringraziamo e salutiamo Andrea Licciardo. Grazie a te, grazie alla tua bellissima trasmissione che seguo e che mi fa piacere che anche mi fa piacere essere intervistato da te, perché sei giovane come me e quindi sono proprio contento di questo, che è proprio il messaggio che lanciamo tra noi giovani, e questo mi fa veramente piacere, e grazie veramente a tutte le persone che ci hanno seguito. Prima di concludere questo episodio, volevo dirvi di prendere parte a questo progetto qui alle Isole Eolie. Potete vedere qui su la locandina. Questo progetto si chiama
food forest o foresta commestibile, che è una tecnica di coltivazione che cerca di riprodurre un bosco naturale creando un luogo in cui alberi da legno, da frutto, arbusti, rampicanti, erbe medicinali, ortaggi, piante spontanee, animali condividono lo stesso spazio in armonia e bellezza. La food forest può essere realizzata ovunque, da un angolo del giardino a terreni molto ampi, e il corso nasce come dono e vuole essere un'esperienza di condivisione, scambio e crescita per la comunità delle nostre isole. Purtroppo oggi il nostro episodio si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuto, ci vediamo presto con un nuovo episodio e arrivati a questo punto io, Federico lo Schiavo, vi mando un grosso bacio dal sole sempre libero delle Eolie. Arrivederci!